Oggi ho preparato un piccolo contenuto per voi che riguarda in realtà l'inizio dell'attività fisica. Ok? Mai più di questo momento è fondamentale vedere chi davvero vuole iniziare l'attività fisica, cioè in questo momento preciso tutti voi vi state rendendo conto effettivamente che l'attività fisica è necessaria e questo per me è fondamentale. Molti mi chiedono, durante l'attività normalizzata, diciamo, ma quanto ne devo fare? Quanta ne devo fare? Quanto mi devo allenare? Chiaramente questo non è un monito uguale per tutti, ok? Quindi ci saranno delle persone che hanno più o meno necessità e altre che hanno anche delle necessità differenti. Questo cosa vuol dire? Non significa, non si può decidere di andare a camminare o andare a correre da soli, così come non è sano decidere di autoprescriversi una dieta miracolosa da soli. Siamo sullo stesso piano. Questo per quale motivo? Allora, fondamentalmente io posso capire che ci siano delle persone che lontane da questo mondo percepiscono quello che faccio io, quello che fanno i miei colleghi con estrema fatica, con estrema sfiducia e vedono il tutto molto molto faticoso. Dall'altra invece effettivamente c'è talmente tanta passione, talmente tanto amore anche di fare del bene agli altri che probabilmente chi fa il mio mestiere va anche incontro delle volte ad una sorta di iperallenamento, ok? Quindi ci sono due tipologie di perché differenti. Chi fa quello che faccio io, chi fa quello che fanno tantissimi altri presenti, istruttori, eccetera, spesso non si rende conto, è talmente innamorato del suo mestiere che alla fine si preclude ogni tipo di recupero muscolare, fisico, psicofisico, al punto tale che si creano i presupposti per purtroppo la mancanza di recupero muscolare che è fondamentale per costruire un buon corpo, che diventa automaticamente iperallenamento. E anche questo non va bene, ma dall'altra parte, ok, c'è l'inattività completa. L'inattività ad oggi, non solo per l'Istituto Superiore della Sanità, ma per tutte le ricerche di tutte le università mondiali, è quella che fa più morti in assoluto, perché tutto ciò che deriva dall'inattività è scompenso cardiaco, infarto, ictus, insomma, tutte queste patologie cardiovascolari e non solo, che comunque dipendono fondamentalmente dall'inattività. E allora cosa dobbiamo fare? Quanto dobbiamo allenarci? Allora, se noi parliamo di un atleta agonista, chiaramente il suo obiettivo quale sarà? Vincere. Ok? Se io partecipo a una gara, vinco. Se tu partecipi a una gara con me, vinco io. Se invece l'obiettivo fondamentale è quello di stare bene e quindi prendere in considerazione il concetto dell'attività fisica come salute fisica e mentale, che è una cosa per me serissima, serissima, non seria, serissima, a quel punto allora ci siamo, quello è un obiettivo. Guardate, un atleta agonista non è detto che stia fisicamente bene, mentalmente bene, perché lì l'obiettivo della salute tante volte viene abbastanza travalicato, soprattutto a livelli molto alti. Ok? Se tu sei un preparatore atletico, come a me è capitato di essere, mi dicono me lo devi rimettere in piedi in 15 giorni. Non mi interessa, tanto poi deve giocare. Ok? Questa è la mentalità più o meno. Se invece noi lavoriamo su delle persone, come magari chi mi sta ascoltando in questo momento, che non ha mai fatto nulla, allora come valutare? Allora, per essere sicuri, chiaramente, di non essere sedentari, non si fa a caso, ci si deve affidare a un professionista e diciamo che secondo me e secondo le migliori ricerche del mondo, così come quando si mangia bisogna veramente lavorare su tutti i micro e macronutrienti per dare al corpo tutto quello di cui ha bisogno, quando si fa attività fisica bisogna andare da qualcuno che vi alleni tutto. Quindi è chiaro che a ciascuno di noi piace fare una cosa più delle altre, ok? Ma se bisogna prendere l'attività fisica seriamente, io devo allenare
i muscoli, la potenza muscolare, il potenziamento in generale, la flessibilità, il lavoro cardiovascolare, la resistenza, il respiro, l'ossigenazione. È chiaro che io cerco di fare questo, chi viene da me lo sa, ma anche chi mi conosce online ha perfettamente percepito che questo sarebbe, diciamo, il concetto optimum, no? Il concetto migliore in assoluto, cioè il fare di tutto un po' nella maniera corretta, in maniera tale da tenere la mobilità, la flessibilità e da potenziare, in maniera tale da potenziare il mio corpo, perché se io devo stare qui altri 30, 40, 50 anni, 60, 70, ok, voglio mettermi in condizioni di essere sempre a posto ogni volta che capita un'influenza o qualcosa di particolare. Io devo per forza proteggermi tantissimo perché in realtà sono nei guai, perché non ho mai guardato il mio corpo, perché il mio sistema immunitario è devastato, perché io sono sempre stato fermo ed essendo sempre stato fermo, credetemi, io ho a che fare con persone che mi dicono io sto bene, ma non riescono a tenere un ginocchio sollevato. Se tu non riesci a tenere un ginocchio sollevato, significa che tu hai la flessibilità uguale a zero, la mobilità uguale a zero. Non hai assolutamente i muscoli più profondi che ti sostengono, vuol dire che hai una postura sbagliata. E se hai una postura sbagliata, tutti i tuoi organi sono chiusi. Vuol dire che tu hai già tutte le funzionalità biologiche vitali già sotto la norma. Puoi avere anche gli esami del sangue che vanno molto bene, ma tutte queste variabili in realtà sono molto più indicative delle volte. Attenzione, ok? Quindi, se il mio obiettivo è quello di stare bene, devo fare in modo di allenare tutto. A questo proposito, vi raccomando, mettete mi piace alla pagina Monia Fitness, iscrivetevi al mio canale YouTube e magari connettetevi alla mia pagina Facebook. Dato che ho troppi amici, mandatemi lo stesso la richiesta in maniera tale che io poi possa aggiungervi. Grazie mille.